Ecco, tu sei una persona che potrebbe andare a fanculo. E ciao a tutti ragazzuoli, bentornati sul mio canale, terza missione su 4 per Francis McCreary. Oggi è una missione dove emigreremo dall'Olanda. Abbiamo ucciso persone molto multietniche, albanesi, italiani, serbi, croati, tutti quanti. Adesso andiamo dagli olandesi. La scorsa missione è stata un po' lunga perché abbiamo dovuto sostenere un colloquio fasullo che ci ha portato poi ad uccidere una persona. Tra l'altro, da quel che ho capito, un rivale, uno che lavora con Francis McCreary, insomma. Girilloschi suoi, siamo stati pagati. Questa volta, ragazzi, tocca agli olandesi. Allora, vi avverto già che questa missione ha un metodo veloce per essere svolta e un metodo più lento e impegnativo. Ovviamente, io vi porterò il metodo veloce. Che cazzo, no? Vi spiegherò piano piano che la missione avanza come svolgere il metodo più lento. La differenza qual è? Nessuna. A livello di paga non c'è, e forse magari con il metodo più veloce risparmiate di essere ricercati, e conseguentemente di essere uccisi e di terminare la missione in 10, massimo 12 minuti. L'unica netta differenza è che magari il personaggio che andremo a uccidere, se tu seguirai il metodo che il gioco ti consiglia, ovvero quello di entrare nel ghetto, salire le scale, farti rincorrere dalla milizia e poi uccidere chi di dovere, ci sarà una cutscene che comunque vi metterò, ripresa da GTA Series Videos, così vedrete, insomma, com'è la morte di questo personaggio. Altrimenti, potete fare come farò io, tagliate la testa al toro e completate la missione. Quindi, ragazzi, magari spiegata così non rende, bisogna andare a vederla nel dettaglio, quindi andiamo. È nel dettaglio sta minchia, si è bloccato. Eccoci qui con Nichino. Allora, dobbiamo andare da Francis McCreary, quindi sti cazzi, ci andiamo col taxi. Ormai dobbiamo fare l'abbonamento mensile al taxi. Veramente. Poi vabbè, con tutti i soldi che ci chiede, sarebbe un abbonamento da 1 milione al mese. Ecco, tu sei una persona che potrebbe andare a fanculo. Non te lo va a creare. Non te lo va a sacrear, ma io devo fermare il taxi. Minchia. Che corsa. Faccio prima andarci a piedi, davvero. Francis. Allora, sempre al suo dipartimentino. Mettiamo via le armi. Non ci fanno niente, non si sa mai. Holland Knights. Ciao. Sure, ma, sure. I've always been a good boy. No me, ma. Yes, I'll make commissioner. No, I don't care about packing. Listen, ma, I've gotta go. Love you too. Good to see you. I'm sure. You know what's funny? But I see a lot of me. You? Ma anche no. No. You know there's no good and no evil. Just shades of fucking King Gray. Whatever. You make things 1% better, that's enough. That's our duty. Raga, ma sembra fatto e felice dalla faccia. I want to make things a bit better. È troppo simpatico. Vada a finire come vada a finire. A parte che ho McCreary, quindi è difficile che vada a finire male. So listen, I got something I need you to do. This is the last time. Non è la last time perché ci sarà anche Lur. Spoilerino. This scumbag's been pushing drugs, pimping women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Isn't that police work? Sure. And the moon is made of cheese and the streets is paved with gold. Wake up! Up! The guy's guilty of sin. He is sin. But it'll take me a year to get the evidence. More men. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? How much? Good money.
How much? 2 G's. 2? You mean 5. A parte con quello che siamo stati pagati finora, a parte il colpo, anche 2000 è troppo. Okay, you got a deal. Head on up to Bauxite and call me. 5 G's, tesoro, se non ci avete fai fine alla storia, no? Fai fine alla storia. L'italiese. Come ruberei questa macchina? Ascolta, dato che ci sei, portami là. Scusa. Almeno mi risparmio il viaggio, no? Allora, c'è da andare qua e chiamare Air Taxi. E che cazzo taxi? La passo fuso. C'è da chiamare Francis. Tanto è un'operazione che farà da solo. I'm outside the project. Where is he? Should be on the second floor. Keeps an eye on all his boys from. Non è proprio il secondo piano quello, però, ok. Allora. Ecco. Come tu passi il varco di entrata delle scale, loro cominciano a spararti. Potresti farlo. Ci vuole un pochino più di tempo, ci vuole un pochino più di destrezza. E la missione in realtà dovrebbe essere così. Ma noi, fatta la legge, fatto l'inganno. Quindi io potrei entrare e accoppare Clarence. Tra l'altro, termini molto forbiti. Ma noi ci sbatteremo il cazzo di tutto questo, scusate il francesismo, e basta andare qui, girare a destra, passare sotto sto tunnel, scavalcare, neanche, invece sì, e andare sopra la gru. Cioè, è vero il triangolo, la GTA 5 ti va automaticamente. Lo so, vengo da una sessione un pochino lunghina di GTA Online, perdonatemi. E adesso bisogna aspettare l'inesorabile passare del tempo mentre Nico va su. Ok, c'è da portarci proprio sul bordo della gru. Magari, ecco, evitate di cascare perché questi buchi sono bastardissimi. Prendi il fucile da cecchino. Miri, tanto è segnato, magari più avanti. È segnato con la freccetta rossa sulla testa, quindi non vi potete sbagliare. Mira la testa. E ragazzi, il gioco è fatto. Veramente. 5.000 in cassa, diamo. Sempre attenzione qui. You don't have to worry about Clarence anymore. You did a good thing, Nico. That boy was mean. He had a tongue on him, too. Always talking his way out of court, willing to compromise anyone to get out of trouble. Thank God for real justice. Ok, adesso vi mostro cosa succede se voi andate fino sopra il tetto, quindi facendovi strada e ammazzandolo di persona. Yo, 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 man, you got me chill. I surrender. You wouldn't kill an unarmed man, would you? This isn't my choice. The police want you dead. Yo, it's that rat cop McCreary, ain't it? He don't like a younger brother with ambition. Tell you what, I'll reform. I get out the game, get a GED or some shit. Make something of my life. McCreary gonna think I'm dead. Word. Come on, boss. Don't kill me, boss. I'm too young to die, please. Sorry. Ok, succede questo, quindi con questo metodo vi siete evitati fatica e purtroppo, tra virgolette, vi siete evitati la scena. Ripeto, a livello di conclusione della missione non cambia veramente niente. Adesso la missione è fatta, riprendiamoci il nostro taxi e torniamo da Francis.
Ragazzi, più semplice di così non so cosa dirvi. Francis. E con questo, ragazzi, chiudiamo questa missione. Grazie per la visione. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Noi ci vediamo alla prossima. Bacione, ragazzi, statemi bene.